Valerio! Scusami, Vale, bro. No, li ho presi. No. Che stai facendo? Vieni, sono per te questi. Grazie. Posso? Ciao, piacere. Giulio. Piacere, Luca. Chiamami Luca, mi è Luca. Va bene. Posso, ti ho fatto un regalo. E un discorso anche. Che cosa... Sto andando bene. Guarda, che c***o fai, serio? E sono venuto qua a darti, a farti il regalo. Volevo scusarmi e quindi ho fatto... L'ha mandato un po' Simone, però vabbè, lascia stare, sai che lui è un po' sbrodolino. Non mi piace. Vabbè, facciamo... Cioè, si può cambiare, non è... Cioè... Vabbè, quindi che dobbiamo fare? Puoi pensarti che ti faccio un discorso, Valerio? Io... Dai, però... Che c***o vuoi? Niente! Allora... Io devo scusarmi, non volevo portare... La colla in giro. Va bene. È stato un errore. L'ho fatto per ripicca. Per cosa? Per ripicca. Per cosa? Io l'avevo fatto. Calcio. Ah, il calcio. Mi hai tirato un calcio te. Okay. E quindi mi sono offeso e quindi dico così. Però volevo scusarmi e dirti che nella mia vita ci sono. L'ho preparata questa. Ci sono due scelte. Una è amarti e l'altra è condividere tutto il nostro percorso assieme. Puoi sfondarmi? Certo. Piacere. Lei è la ragazza che è diventata più famosa di me in una settimana? Sì. Lei? Sì. Lei, sì. Venite pure qua. Se vuoi venire tranquillo. Ma c'è i miei vestiti? Già. No, ma ti spiego. È stato Simo. Ma che c***o vuoi da me? Giulia, vuoi venire? Giorgia. Ciao ragazzi, siamo qui con... la coppia più famosa su TikTok, Zeta Puccio e Alice Perego. Un saluto. Ciao ragazzi, veramente sono contento. Io non cioè non me l'aspettavo venisse anche lei. Io la odio. Te lo sapevi? Io la odio. Lei? Sì. Ma voi come... Chi ti vede da quando c'è lei a Milano? Quante volte mi ha parlato? Quante volte hai parlato con Simone? Simone fa la vittima perché è un... Ok, ok. Quante volte mi hai risposto? Ma guarda, brutta... Bienvenue. Volevo farvi una domanda. È un tatuaggio quello? Sì. Prima F? Significa? Stavamo a scuola insieme in prima F. Ah, ok, va bene. Ma perché eravate assieme a Milano? Stavamo a cena. In amicizia. Mia sorella. Tua sorella. Non ci vedi? Belle queste. No, siamo uguali. Sì, no, sono belle amiche. Dai, belle amicizie. No, mi fa piacere che siete amici. Vabbè, oh, quindi... Vabbè, fa così da... È normale? Sì. Ma ci ha provato con te? No, è che... Come fa a stare con Mazzai sta frenda? Che cazzo ridi? Ha ragione. No, Valerio. Vivi qua? No. Te? Io sì. Ti dimentico adesso, non ci avevo pensato. E com'è vivere assieme? È complicato. Perché sono tanti anni che viviamo sì, assieme. Sì, è vero. Quindi... Ok. Non ti è mai capitato di ciucciargli la luce da... No, entrambi fanno schifo i piedi, quindi... Ci sta, no, sono domande che io faccio sempre di... Comunque scarpe di merda, posso dirtelo? Sono pure di quando c'avevo 16 anni, non so perché te le sei messe. Non so. Le hai usate al tour? Che numero hai? Sì. Io 42 e mezzo. 42? Sì. Sì? Quelle sono 40... Piccoline adesso, piccole. Comunque. Dai, piccoline. Ma com'è essere fidanzata nel 2023? Non lo so. Mai stato fidanzato nel 2020? No. Mai. No. E tra l'altro l'ho fatto Porto una sconosciuta, è andato un botto virale. 70k. ho fatto una hit, hai visto? Ho parlato un nuovo format in Italia. Oh, sta guardando le tette di Anna Pepe, te lo giuro. Guarda. Gira. Non ci posso credere. Che cazzo vuoi, stavi dicendo che sbaglio? Vuoi, sì. Sbaglio, ho detto che cazzo vuoi. Ma se io iniziassi a farti brutto? Ti ammazzo di botte. No, vai tranquillo, davvero. Guarda, c'abbiamo il braccio. Sì, sai? Ma sai che l'altro giorno, in serata, sabato, quando ci siamo beccati, una te mi fa bel tatuaggio, mi ha fatto un bo***o. Te lo giuro, scherzo, Giorgia, vai tranquilla. Sono per i tatuaggi. Sì, mi sento pure la gamba, mi stava eccitando. Pure a me. E comunque sto dicendo, poi faccio una domanda a lei se mi dà il suo consenso. Vai. Dai! Mi sembra una statua, lui di fianco qua, che cazzo non serve? Un cazzo. Domani esco, una cosa per conquistarla? Devi... Cazzo. No, non è vero, non è vero. Una statua, tu non devi parlare. È vero. Devi essere...
te stesso. Grazie, sì, grazie. No, non è vero. No, non te stesso. Non è vero, no, non, cioè, non puoi essere te stesso, no. Devi fare lo stronzo. Lo stronzo? Perché loro piacciono le stronze, ricordate. Ok, e... Tipo io gli ho fatto vaffanculo, no, e lei è venuta in vacanza con me. Ok, cosa, sì, devo fare? Riesco di insolata. Cosa? Ma... Oh! Cioè, è quindi il cagnolino! Hai fatto, hai, fatto, hai fatto un po' il bau bau? Che tanto io so fare il bau bau, posso fare il cane, guarda. Sì. Porca madonna. C'hai 20 anni. Dai, dopo, dopo, dopo. Avete mai cercato una ragazza su Vinted voi? Su Vinted? Sì. Su Vinted? Su Subito. No. Ok, ed è arrivata? Era un escort? Chiedo, è per un amico. No. Ok, ok. Nessuna escort. No, ma stavo dicendo, come deve comportare secondo te Giulia? Eddie. Bravo. Sì, con permesso, bravo. Permesso? Non lo so, cioè... Va bene, chiaro, molto chiaro il concetto di Giulia, ma non, no, è importante. Perché... grazie davvero. Ma continua a fare il coglione, non lo so. Io faccio il coglione, ok. E come, quindi Valerio faceva, Valerio faceva il coglione, ma è tettino! No, lui era tutto che no, faceva lui... le fuse, esce dal codinzolava, era un mix, cane, gatto, tutto. Codinzolava, cioè, mio amore, ciao, il tettino! Non lo faccio. Vabbè, quindi devo fare lo stronzo. Ok, devo fare lo stronzo. Devi andare là, okay, e gli fai, oh, che cazzo vuoi, e lei ti farà te. Sicuro? Fatto. Sì, okay, sì. Di solito funziona così. 90%. Ma posso fare una domanda? Lei è venuta con te solo perché sei Valerio Mazzei? Cioè, se fossi stato io? Cioè, per dire io. Te sei pure un ratto, però, cioè, devi essere meno carino. Parla per te, sta mandibola c'erano solo in tre in Italia. Io, Paolo Brosio e Awed. Porca puttana, perché ma... no, posso farvi delle domande sul, sì, vostro viaggio a Lisbona? Sì. Se, con piacere. Vai. Vai, vai. Domande tranquille. Non avete mai fatto sesso? No, 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 papà, scusami, no, scusami davvero, Giorgia, scusami davvero. E faccio delle domande un pochettino più tranquille, allora, io certamente, certamente. Come ti ha accolto? Cioè, quando ti ha visto cosa avete detto? Ciao, piacere, fine. Cavolo, che saluto, eh. Cioè... Che cazzo devo dire? Che cazzo devo dire? Cioè, come inizi? Io come inizierei? Avete un gran destino. Bienvenue! Vabbè, lo sapevo. Non fa più ridere, bro, l'hai fatta 30 volte, togli di quella cazzo di sciarpa, coglione. Faccio un'altra. Vai. Sì, che devo dire? Cambia gag, non so. Cambio... Ok. Dillo in... Ok, ragazzi, sono io. Russo. Vai tranquillo. Fai il coatto di Roma. Ok, vai. Devi far me. Vai, vai. Uè, troia. Vieni qua. Suca. No, troppo. No, suca non lo dico. No, troia sì. Neanche. No, neanche. Tranquillo. Sì. Vai, una tipa, c'è anche ci sia una tipa là, ragazzi. Pischella. Vai, pischella. Vuoi frate? No, ha una pischella, mi faccio vuoi frate. Ma te saluti tutti frate. Ma che cazzo dici? Alle pischelle? No, non so come saluti una ragazza. Di certo lei la saluterà. Ciao. Ah no, bellissima. Ci sta, bellissima. Ci sta. Ma te l'hai mai visto Valeria in serata? Sì. Fa schifo. Sì. Te lo giuro, animale. Non è vero. Cioè, Valeria in serata dura fino alle 2:30. Coglioni, sì. Mm-hmm. Poi calcola. È momificato, tipo. Sì. Così. A fine serata. Sì. Lei è più simpatica poi in serata. Poi gli dici qualcosa? Io sì. Poi gli dici qualcosa? Oh, che cazzo vuoi? No, questo. Che cazzo vuoi? No, beh, è quando è ubriaca così. Voto da una 10-8 comunque. Bella, cioè, bella affinità, sinceramente. Sto parlando con la mia chat, nessuno sente. Cioè, voi fate i vostri discorsi. Ma io, per ipotetico caso, dovessi far ridere lei. E lei dovesse ridere. Va bene. Ok, meno male. Puttana, un attimo in ansia. Ma non penso che la farei ridere. No, tu no, non ti farei ridere. No. Appena riso, appena l'ho sentita io. Sto ridendo di te, non con te. Cazzo vuoi, beh? Com'è stato il vostro primo bacio? Cioè, quello... non c'è stato. Ok, non c'è stato, non c'è stato. Siamo fratelli e sorella? Sì. Dai, con mia sorella, secondo me, ho fatto sesso. Vabbè, ma noi cazzo non siamo te. No, ma ci sta, cioè non... Anch'io con tua sorella. Io pure. Anch'io una volta. Ah, ma ci sta, la mia sorella spacca. Mia sorella, l'hai mai vista mia porca sorella? Noia. No, porca della farò vedere. È roscia, vestita, eh? Mai. No, io sono l'unico rosso in famiglia. Penso. Ho fatto due domande. Ma mi fai un complimento? Voglio una clip dove Valerio fa un complimento al rosso. Non è mai uscito una clip. Che anno sei tu? Cosa? Si interessa. Si interessa. Allora, io ho 21 ormai anni, abbiamo. Ho fatto una parata al Mac fino a 6 mesi fa, poi ho fatto anche il portapizze e niente, adesso mi sto dando da fare nel mondo dei creator. Grazie, te? Ti avevo chiesto solo quanti anni avessi, però... No, ti faccio un complimento. Ti faccio la clip del complimento. Oh, eh?
Allora, complimento ai frate, è grande. Ma non è, non è male. Ti faccio il complimento. Sì. Allora. Anche estetico, se vuoi, cioè non... Oggettivamente sei un ragazzo intelligente. Pure abbastanza carino, un bel ragazzo, quando non sei nel personaggio. Ok. E l'unica pecca è che sei un po'... però è bannabile, aspetta. Sei un po'... Un po' stupidino. Stupidino. Fai il finto stupidino, tipo le pischelle, fai il pick me. Ok, io sono un po' pick me. Mm-hmm. Esatto, le pischelle da ubriache. Mm-hmm. Ok, quindi sono una pischella da ubriaca io. Mm-hmm. Davvero, che complimento, non sono, cioè, davvero fiero di questo complimento. Il complimento è che sei una pischella. Sì, sì, no, ma ci sta, ma ci sta, ci sta. Sono un ragazzo che fa domande serie. Qual è stata l'esperienza più bella a Lisbona? Ho ingoiato. Hai ingoiato? Ho ingoiato la saliva, non volevo, giuro su Dio. Muoio ora. Ah, un riferimento? Qual è stata l'esperienza più bella a Lisbona? Maracanã? Maracanã non è in Brasile? No. Sì. Sarà... vabbè, ci sta, ma... C'è la discoteca? Sì, siamo andati a ballare. Ah, ecco! Sì. Discoteca Maracanã, ragazzi, sono divertiti tantissimo. Sì. Vabbè, Maracanã, sì. Mm-hmm. Ma in Portogallo chi ci sono? Eh? In Portogallo chi ci sono? Cosa? Persone? Portoghesi. Ah, i portoghesi, ok. Che parlano? Portogallo. Brasiliano. Parlano brasiliano? Mm-hmm. Quest'anno te l'ha invitato? No, è il nostro... L'anno prossimo lei secondo me arriverà, a me non inviteranno, perché la mia carriera finirà così e lei arriverà così. Cioè, non era un... Sì, sì, lei questo è quello dell'anno prossimo. Creator dell'anno. E cosa vincerai secondo te, creator? Del secolo. Ma tu volevi diventare... cioè, tu ti senti... Cioè, cosa vuoi fare nella vita? Non me ne frega niente. Non te ne frega un cazzo. Scusa se questa domanda non volevo assolutamente... Mi puoi dare i tuoi follower? Almeno arriva a 70.000, solo per i brand, davvero. Oh, ma vai in vacanza con lui, no? Perché non fai Porto? Il rosso fino a quando arriva a 100k. Fidati che dai tempo 2 mesi, 100k ci arrivo. Ma ci arrivi in una vacanza a 100 bombe. 100 bombe? Però... Dai, 100 bombe. Se voi due... Allora, se voi due vi trovaste in un magazzino sperduto in Lituania, per dire adesso un saluto a tutti i lituesi, che mi seguono dalla distanza, happy day, Lituania, appunto... in un magazzino schiuso, nudi, okay. Non potete fare sesso, allora, perché tanto non fareste sesso, proprio... Siete fratelli o sorelle, mi avete detto più volte, quindi hai sbagliato, meno uno. Vabbè, quindi? Tu sei una statua, ricordati. all'interno appunto di questo magazzino siete nudi e dovete pisciare per forza, però non potete pisciare per terra. Ma te sta cosa la dici sempre comunque? Una volta che la dico in live, un saluto a tutti. No, dico alle pischelle in discoteca, gliela dici sempre questa cosa. Ecco, approccia così alla tipa. Ma te stasera vieni a ballare? Certo, okay. Let's go dance, non vedevo l'ora. Domani devo svegliarmi alle 6, che devo andare a prendere la ragazza. Vabbè, quindi? No, niente. Non vieni? Sì. E vabbè, quindi che cazzo vuoi, dovete pisciare? Beh? No, stavo dicendo, quella era una cazzata, dovete pisciarvi addosso per forza, non potete pisciare per terra. Come la definiresti te con una parola? Puoi anche fare romantico, eh? Carina. Cazzo. 2023. Te lo spacco in testa. No, ci sta, bellissima. Carina. Bellissima, bellissima. Unica. Unica, te invece... Estroversa. Sono già tre, hai già rotto i coglioni. Quattro. Non è un complimento, però. Beh, sì. Non sì. Hai chiesto un complimento. No, tu... Ah, sì, no, scrivere... Adesso fai un complimento, dai. Fatevi un complimento. Poi ce li facciamo anche io te dopo in camera. Va bene. Vai. Beh, no, inizia tu. No, non vale. Non vale dire parole con la T. Come no? Tettona, troia, roba del genere. Quindi vai tranquilla. Allora niente. Ok. No, sto scherzando. E un complimento. Volete fare veramente sbrattati, giuro su Cristo. Cioè, è una roba impressionante. Cioè, te come pensi di. Allora, metti caso sta roba fallisce, che tipo. Sei mesi? Hai ragione, sei mesi. Effettivamente puoi fallire. Cioè, come fai a trovare un lavoro vero? Vado nemmeno a piangere e dire che aveva ragione. Tanto l'università l'hanno pagata fino a settembre, quindi scherzo, saluto i miei genitori che pagano e stanno piangendo a casa perché sono a casa di Mazzei. E dovrebbero ringraziare. Tutto tu abbassi il tono con i miei genitori e basta. No, no, scherzo, bene, assoluto. Io voglio bene, stavo scherzando. E il complimento, sveglia, molto sveglia.
che ora? 9:30. Ok. Te invece? Bravo, è stato il gioco il signor Mazzei. Te come un complimento a lui? Altruista. Bello. Posso dirti che hai ragione? Bravo, faccio così. Dai, ti do il permesso, ti puoi stringere la mano. Io voglio una fidanzata in questo momento. Scusa, mi sono molto emozionato. Ma solo perché è la tua amica. E sorella. Te invece come definiresti il loro rapporto? Purtroppo dico quasi vero. Mettiamola così, vero. Quasi vero? Sì, perché Valerio ormai si è innamorato, secondo me. Ma non è vero. Sì. Allora, Valerio non si innamorerebbe mai. Io non ho un briciolo di emozioni, questo lo dobbiamo mettere. Si è palesemente innamorato, non fa altro che parlarmi di Dai. Anzi, prima che lei arrivasse qua. Poi dopo è arrivata qua, non mi ha più cagato per tutto il tempo che lei è stata qua. Soltanto ieri per miracolo al Gattopardo, 3 minuti. Buttali via, porco due, ringrazia il cielo. Tre minuti firmerei ora per sempre. Porco due, ma sarebbe la cosa più bella del mondo. Col sangue. vado un attimo in stanza. Non vi ricomesso. No. Ma stiamo già facendo intervista. No, via, faccio un momento di intervista. Porca troia. Ok, iniziamo subito. Mattini, attaccatelo qua. Iniziamo subito, facciamo una piccola intervista. Allora, com'è stato il vostro periodo negli ultimi 2 anni? Ma quanto cazzo busta sta merda? No, non puzza. Porco Dio. No, non puzza. No, ci hai messo la merda che puzza. No. Vedete, ti tiro un cazzotto in faccia, togli quella merda. No. Giulio, posso fare l'intervista a te? Posso annusare? Certo. Ma non state a puzza. Cioè, state a puzza. No, fratello. Buona, mangio sempre quando andavo a chiesa. E comunque, stavo dicendo, avete raccontato l'esperienza? No. Un'esperienza, boh, non lo so. Qual era la domanda? Cazzo su pezza lei. Una cosa che odi di Valerio, va, facciamo così. Vai. Oh, ma che odi pesante, cioè che esatto. Dici, oh, vaffanculo Valerio, cioè ti prenderei e ti... Niente, sto cercando un modo per spiegarlo. Non ci credo, non riesci a trovare. Non ce n'è uno, sono perfetto, come? Ovviamente. Quando fa lo scazzato, a caso, cioè a caso, e poi... Vabbè, Valerio sì, e poi fa il manipolatore, ma è sgamabile. Cioè, non ce la fa. Quindi quante volte mi hanno manipolato? Zero. A te? Sì, 200. Un bel po'. Ma pure a lei, pure a lui. Ma vai a cagare. Mi fai un tentativo di manipolazione? Che vuoi? Che cosa vuoi credere? Fammi credere che tifo Inter. Te di che squadra sei? Monza, credo. Di che squadra sei? Monza, credo. No, di che squadra sei te? Monza. Oh, di che squadra sei te? No, Milan tifavo prima. Di che squadra sei te? Inter. Ok. Tifo Inter. E un difetto suo, però devi di essere cattivo, Che non dà affetto. Zero. Non ti abbraccia? Cioè sei più affettuoso te di lei? Sì, tutta la vita. Vabbè, ovvio. Cioè, più. Ma perché non dai affetto? Perché non ha emozioni. Non mi viene. Allora, Valerio, io sto parlando con la signorina Giulia. Fammi sì, faccio parlare. Stai zitto, ti scorreggiamo in faccia con questo. Dio. Oh, magari che simpatica, Sì, sì. Cavolo, simpatica. Ma ci farai serata? Con te, ovviamente. Come stare con una che non ti dà affetto, tu? Sì, infatti. Che poi non è vero. Cioè, ogni tanto. Ah, quindi hai appena detto come fai a stare, quindi nel senso a stare okay. In compagnia. No, io chiedo perché Valerio non lo vedevo da 3 settimane. Infatti, cioè, 3-4 settimane. E perché, cioè, sei come si dice, apatica? Anaffettiva. Apatica. Apatica no, pure. Sono no. Empatica. No, che cazzo c'entra? Empatica è un'altra cosa. Io sono empatica, te lo dico. Ah, ma fammi informare. Cioè, prima tu mi dai, cioè, ti chiedo quanti anni hai? Sì. Mi racconti la storia della tua vita. C'è ragione. Touché. Posso fare un'intervista solo a lei e poi un'intervista solo a te? Va benissimo. Okay. Io devo uscire. Un confessionale intimo. Prima lei e un confessionale intimo solo a te. Grande fratello. E vediamo se rispondete alle stesse domande nella stessa maniera. Ok. Ma te sei una testa di cazzo, porca puttana. Okay. L'hai fatto in camera mia. Ti ho detto di non farlo in camera mia. Ma un mattone. Pensavo fosse più morbido, scusami. Però qualcosa... No, serio, fratello. Te l'ho detto che c'è puzza di merda, fratello. Scusami, Valerio. No, fratello, serio, mo. Io non sono fatto la mano. Bro, hai lasciato la finestra aperta e la puzza è rientrata in camera. Ora c'è puzza di merda. Ti do 20 euro. Che cazzo ci faccio 20 euro? 50, lo so di te. 50 euro sì. Ok, il grosso così? Adesso ti si ma brucia? Ancora meglio, ok, no? Ok. Ma devi andare via. Eh sì, ma pensa a te.
Vai tranquillo, Vale, sei nelle mani di me, Simo, sei tranquillissimo. Simo, non devi ascoltare. Vengono, se ti vengono in mente delle domande, falle pure, io ce l'ho scritta un pochettino. La rapiamo e la ok. Ma si può dire? Sì, si possono uccidere le persone su Twitch. Ah, ok. Grazie mille, punto esclamativo Prime, punto esclamativo Sub, ragazzi, chiedo una PD3 Sub, era inserito nella lavagnetta. Comunque, cosa avete fatto la seconda sera a Lisbona? Giro per la ricordiamoci città. Ricordiamoci cosa hanno detto, perché dopo ti devo dire. Sì. Siamo andati in giro per la città, facciamo un ASMR. Sì. E ci siamo ubriacati. Uh-huh. La terza sera? La terza sera eravamo a casa. Vabbè, no, ci interessa solo la seconda sera. Mi siete ubriacati, il concetto. Ok. No, okay. A casa in sì, Italia. Ti bacio. Vabbè, andiamo avanti. Qual è stata la frase più romantica che vi siete detti? Veramente? Non si può dire? No, non c'è romanticismo. Grazie. Okay. Ci picchiamo per dimostrare il nostro affetto. Quindi il romanticismo è il vostro picchiarvi. Qual è stato il momento più romantico tra di voi? Quando io ho preso la sedia del tavolo da pranzo e gliel'ho spaccato in testa. Amore. Più amore volte anche. Bellissimo amore. 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 Ma in che situazione eravate che gli hai spaccato una sedia in testa? Perché? Boh, così mi girava. Volevo dirgli che lo amavo. Così. Ok. Qual è stata la vostra prima impressione, cavoli? Cavoli? Sì, cavoli era solo per enfatizzare la situazione. Ho fatto bene. Sì. No, è bello, mi è piaciuto. Parla, vai tranquillo, io faccio anche gli effetti sonori. La prima impressione, cioè, ma di persona? Oh. Scusa, sono un attimo svenuto. Di persona? Di persona, un orsetto tipo. Cioè, che fa il peloso. Figo. Ah no. Che... Ti bacio. Grazie mille per la sub, di nome pure che lo scrive Simone. Piccione Kamikaze. Piccione Kamikaze, vai. Fa il figo sui social, però in realtà è un orsetto. Ok, ok. Cioè, fa tutto E quindi ti piace questa cosa? Cioè, sì. Ok, ok. Molto meglio fare Trino 10. Grazie Trino 10. Sei nel periodo per avere una relazione seria? Come? Trino 10. Trino. Ci sono periodi e non periodi, possono esserci sempre come non sempre. Eccole che i miei genitori non sono mai stati fidanzati. Cioè i miei genitori sono sposati. No, i miei genitori non sono fidanzati. Ah. Cioè sono cioè sì, vivono assieme. Ti hanno avuto per sbaglio? No. Ti sì. Bacio. Aziz. Grazie Aziz. Si chiama Simone comunque lui. Ha sbagliato. Gioco duro, scusa per quello. Ma non vabbè, per te, cioè per scrivere, no? Se... No. Però vabbè, ti comunque. Se hai il periodo per avere una relazione sera, se vuoi rispondere tranquillamente, eh. Se non rispondi non esci da qui, vedi te. Dipende dai giorni. Da come mi sveglio. Ah, in questo momento? In questo momento sì, dai. Ok, bene, bene, ci state. Vuoi fare una domanda a lei? Ti faccio mettere l'altro ospite. Vai fuori pure. Per quanto tempo sarai la fidanzata di Valle? Finché non inizio l'università. Quando inizio l'università? A ottobre. Dove? A Firenze. Vabbè, per 8 mesi ci vediamo. Va bene. Ma tu che cazzo vuoi? No. No. Beh, perché da quando no, ci è sei serata, tu? No, di dove sei? Venezia. Tu? È di Treviso, Venezia. Dice una stronzata. Io sono di Monza. Ti racconto la mia vita? Sì. No, in verità non ci sbatta, però vabbè, va bene. Vabbè, allora facciamo uno switch. Fai entrare pure il tuo frate, insomma. Ok, a lei ho chiesto. Cosa avete fatto la seconda sera a Lisbona? Vi date il microfono è questo. Cosa avete fatto la seconda sera a Lisbona? Una passeggiata. Ma è diversa la risposta, eh. Lei che ha detto? No, no. Non era ancora collegato in live. Cosa avete fatto la seconda sera? È una passeggiata. La sera? La sera, la notte. Abbiamo bevuto. Ok. Dai, ok, accettiamo. Poi? La frase più romantica? Lei mi ha detto ti voglio bene. Ah, vai tranquillo, vai. A noi non ci ha detto questa tranquillo. Cosa. A noi ci ha detto che ti ha spaccato una sedia in sì. Faccia. Pure, successo. Però poi mi ha detto ti voglio bene. Dopo? Ah, questa non l'aveva detto. Dopo. Ok, ok. E un ti voglio bene da lei è tipo un ti amo alla fine sì. Della vita. Cioè, quale... Ora capiamo veramente okay. Se Valerio Mazzè l'ama. Come si chiama? Giulia. Quante ne so. È finito. Sì. So anche quanti anni ha, raga. Cioè, basta, è finito. Sono occupato. No, ma è una gag la nostra. Cioè, non puoi non c'è. Non la... Dai, vai avanti. Qual è stata la tua prima impressione nei suoi confronti? Fida un cino. Boh. Non lo so. Simpatico. Cioè.
Simpatico. 8? È più figo dal vivo. Sì? Sì. Più figo dal vivo? Te lo giuro. Concordo. Certo che non l'hai vista? No, no, che è più bella dal vivo. È molto più bella dal vivo, perché non si sa fare né le foto né i video. Sembra, ok. Sembra un po'... Ti bacio. Grazie mille per la sub. Scrivi il nome? Yankee. Grazie mille, ragazzi. Come si scrive Yankee? I-A. Faccio io. Non sulla sciarpa che è di mio papà, elegante. Grazie mille. Yankee, sei stato scritto da Valerio Mazzei, eh? Chi dona più di tre sub viene scritto là, ragazzi. E ce l'hai te il pennarello? Ah no, ce l'ha lui. Vabbè, quindi no, okay, è molto più bella dal vivo, secondo me. Secondo te? E io non ho mai visto delle foto. Ma c***o, non hai visto i nostri video in balcone? Sì, sì, ma non ci ho dato peso al suo. Ti bacio. Perché eravate belli assieme, non era solo bella lei, magari. Bro, serio, l'arrampicata sugli specchi migliore. Nome? Liam Litox. Comunque tu non hai capito quando devi parlare, sei pagato solo per riprendere. Sei chiaro, eh? Poi non, si prendono il braccio e va a finire anzi. Che magari va a finire a letto con mia madre un giorno all'altro, eh? Beh, lo meriteresti, non lo paghi. Stanotte stavamo dormendo assieme, e perché va bene il lettone, eh? Vado giù e lo trovo in mezzo ai miei genitori. Ma che c***o fai? Vabbè, sono gusti. No, ci sta, vabbè. Sei nel periodo per avere una relazione giusta? Sì, 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 ti va di rispondere. No. Zero. Cioè, cosa intendi con relazione giusta? Tipo no, una relazione seria. Tipo un contratto di esclusiva. No, una relazione seria. Quindi tipo solo con lei? Eh sì. No. No, ok. Quindi vuoi farsi con altre ragazze? Sì. Sei pronto per avere un figlio? Sì, mamma mia. E lo faresti con lei? Sì. Ma domani anche, no? Oggi. Forse è un po' eccessivo, papà. Non me ne... Hai capito, era una battuta, papà. Ah, oh, eh? Ora lo sto stupendo. Lo sto stupendo oggi, no? Parlare con Simone è veramente difficile. Va bene, facciamo rientrare live, diamo l'esito sulla live. Ok. Con la parrucca. Posso dirvi che avete passato il test pienamente? Avete detto tutte le stesse cose? Perché la verità noi non diciamo bugie. Ok. No, ma ci sta. E mi perplima un pochettino la risposta sul seconda serata avete solo bevuto. Però, in fin dei conti, ci sta. Non saranno affari miei. Posso prendere... Vi posso presentare la mia ragazza? Chiudete gli occhi, per favore. Raton. Chiudete gli occhi. Bomba. No, non la tocca. No, sta tenendo da sotto. Lei, ragazzi, è tornata qui tra noi. Come si chiama? Così a Valentina. Fate un saluto a Valentina che lei, quando vuoi uscire con me nella settimana, se viene accetta. Se volete fare qualche domanda anche a me, lei. Da quanto che siamo insieme? Ormai sono due settimane. Amo, ti tengo da sotto, va bene? Bro, serio, sei veramente patetico, ti giuro. Non lo farei mai io. Dai, frate, fai vomitare, te lo giuro, va. Io amo troppo le sue mani. Dopo... Siete già andati a letto? Sì, frate. Frate, abbiamo fatto... Ok, te sei me adesso. Abbiamo fatto, frate, siamo andati a Lisbona. Facciamo vedere il tatuaggio. Vai, facciamo vedere il tatuaggio. Vai, tira su. Questo è il tatuaggio, ci siamo fatti un F, che è la nostra stanza, frate. Sì, lei è un po' estroversa, affettiva. Ma non mi è cugino! Ciao! Questo offline siete palesemente. Sì, vuoi sapere un dettaglio che non sa nessuno? È un uomo. Non è un uomo! C'è i peli sul Ma petto. Non hai peli sul petto! Non hai peli sul petto! Non è un uomo, assolutamente non è un uomo. Non fa vedere la patatina. Non ce l'ha. Ma non fa vedere la patatina. C'è il cazzo, bro. C'è quelli sul petto. Non è vero. Oh, Simo, sta facendo Simo. Guarda, c'è quelli sul petto la sua donna. Non è vero. Beh, non si fa la ceretta lì. Te hai i peli sul petto? Sì, di lui. Hai visto? Io mi farò adesso clip finale. Okay. E adesso vi dico, siete fidanzati, dovete dir di sì. 3 milioni, per favore. No. Allora, ragazzi, adesso voi siete obbligati a dire di sì a qualsiasi domanda vi faccio, ok? Mm-hmm. Siete fidanzati? No. Taglio. Veramente siete una bellissima coppia. Prendete un altro sì di un'altra cosa. Ragazzi, sono veramente contento per voi due. Siete una bellissima coppia. Chi la fa? 4 milioni. Tranquilli. Valerio. Era tutto qua. Cioè, non mi sei entrato in casa, mi hai rotto il cazzo per 20 minuti di merda. No, vabbè, io sono venuto qua solo per chiederti scusa. Che ne so. Ok, vai. Va bene. Per chiederti scusa. Dai. Va bene? Grazie, bro. No, veramente. Vabbè, Sasha. Oh, stai fermo, eh?